preparato per voi la crema di mascarpone, una ricetta che non sempre è facile preparare con il Monsieur Cuisine. Vi spiego nel video che segue tutti i segreti e tutti i procedimenti per realizzarla al meglio. Per preparare la nostra crema di mascarpone abbiamo bisogno di 2 uova, 5 cucchiai di zucchero e 500 g di mascarpone. Siccome io preparerò con questa crema delle coppette con fragole e biscotti secchi, avrò bisogno anche di 500 g di fragole e di un pacco di biscotti stile Oro Saiba. Per preparare la crema al mascarpone, inoltre, avrò bisogno di utilizzare l'accessorio mixer o farfalla. Per prima cosa andiamo a montare le uova con lo zucchero, quindi le mettiamo all'interno del boccale. Quindi, vedete, abbiamo messo uova e zucchero. Adesso chiudiamo il coperchio ed impostiamo il robot. Le impostazioni per montare le uova affinché vengano anche pastorizzate sono 10 minuti come tempo, velocità 3 e temperatura 80 gradi. Diamo il via e aspettiamo che le uova montino. Montaggio delle uova è terminato, andiamo a vedere il risultato. Le uova sono montate, adesso andiamo a mettere sia le uova che il mascarpone in frigo. Ovviamente le lasciamo all'interno del boccale, quindi posizionerete tutto il boccale in frigo insieme al mascarpone e terrete tutto lì per circa mezz'ora. Abbiamo tolto le uova pastorizzate dal frigo. Eccole qui, sono belle fredde. Adesso andiamo a mettere il mascarpone, anche questo bello freddo di frigo. Ed impostiamo il robot a velocità 4. Ma non mettiamo il tempo perché osservando dal buco del tappo andrò a vedere quando la mia crema di mascarpone risulta ben montata. Quindi metto soltanto la velocità e do il via. È trascorso 1 minuto e 20 e la mia crema è montata. Vedete, vi faccio vedere la consistenza. Guardate, è ben montata, ben soda. Adesso vado a comporre le coppette di cui vi parlavo prima. Ecco pronte le mie coppe di crema al mascarpone e fragole. Sotto, come vi dicevo, ho messo uno strato di biscotti secchi che ho bagnato con del latte. Sopra la nostra crema di mascarpone, sopra delle fragole semplicemente tagliate e fatte a pezzetti. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta potete mettere un like a questo video e potete iscrivervi al canale YouTube In Cucina con Monsieur per restare sempre informati su tutte le mie ricette. Poi potete anche iscrivervi al nostro gruppo Facebook Monsieur Cuisine Connect e Plus Italia e seguirmi sul sito www.monsieurricette.it.